appena ascoltato la prima, la seconda e l'ultima strofa dell'inno Eterna Christi Munera, il cui testo è attribuito a Sant'Ambrogio. La versione melodica che la Cappella Musicale del Duomo di Milano ha eseguito è il frutto di un confronto sinottico tra due codici della Cappella Giulia in Vaticano, il 14.7 e il 17.1. I due codici, entrambi risalenti all'inizio del secolo XVI, sono due innari che, presumibilmente, Giovanni Pierluigi da Palestrina conosceva e consultava, avendo ricoperto dal 1571 al 1594, anno della morte, proprio l'incarico di maestro della Cappella Giulia. È proprio dalla melodia di quest'inno, collocato nel rito romano nel mattutino del Comune degli Apostoli, che Palestrina ha evinto i tre segmenti melodici che costituiscono i temi portanti e ricorrenti della sua missa Eterna Christi Munera. La prima pubblicazione a noi nota della messa si trova all'interno del quinto libro delle messe, pubblicato a Roma presso la tipografia di Francesco Coattino nel 1590. Questa sera la Cappella Musicale del Duomo di Milano ci condurrà in un intenso viaggio spirituale che passerà per il Kyrie, il Gloria, il Sanctus e l'Agnus Dei di questa messa che esprime l'arte di Palestrina nella sua forma più semplice e raffinata, in cui gli ingegnosi contrappunti del compositore sono sempre trasparenti e i temi tratti dal citato inno altrettanto riconoscibili. Quest'opera, più di ogni altro capolavoro del Princeps Musicae, ha suscitato l'ammirazione di grandi compositori, da Bach a Debussy. La versione che la Cappella Musicale eseguirà è frutto di un'edizione critica che ha messo a confronto, specialmente per il Kyrie e il Sanctus, la citata edizione romana del 1590 con quella veneziana del 1591, realizzata presso la tipografia degli eredi di Girolamo Scotto. Stando a questa ricostruzione cronologica, possiamo constatare come le due edizioni del quinto libro delle messe siano state mandate in stampa mentre il compositore era ancora in vita. Ascoltiamo ora i due inni che nel rito romano costituiscono le prime due parti dell'ordinario della messa: l'inno al Dio misericordioso e quello al Dio glorioso, e cioè il Kyrie e il Gloria della missa Eterna Christi Munera di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Per una maggiore chiarezza dei segmenti musicali che costituiscono l'ossatura tematica di Kyrie e Gloria, la Cappella Musicale eseguirà nuovamente la prima strofa dell'inno Eterna Christi Munera. Per mantenere un clima di raccoglimento, chiediamo gentilmente di non applaudire tra un brano e l'altro, ma solo, se lo riterrete opportuno, al termine del concerto. Thank you.
Nel rito romano, tra le proposte che il graduale Romanum offre come canto di offertorio alla celebrazione eucaristica nel comune degli Apostoli, suscita particolare attenzione l'antifona In omnem terram. Essa, collocata lungo i secoli nell'ambito del terzo modo gregoriano, racchiude nella sua brevità tutte le caratteristiche formali ed estetiche del canto di offertorio, e cioè di un'antifona riservata alla Schola Cantorum per il suo essere marcatamente melismatica ed esigere così una particolare perizia tecnica da parte degli esecutori. La versione che la Cappella Musicale ci propone è tratta dal graduale Triplex, pubblicato a Solesm nel 1979. Ascoltiamo dunque in canto gregoriano l'antifona di offertorio In omnem terram. Essendo cantato tradizionalmente dopo la consacrazione. La riforma liturgica del Concilio Vaticano II, che aveva a disposizione fonti più antiche rispetto al Concilio di Trento di 4 secoli prima, ha conferito nuovamente unità formale all'intera acclamazione, come oggi possiamo normalmente sperimentare ad una celebrazione eucaristica, e come i manoscritti dal secolo XI in avanti attestano. All'interno dell'Agnus Dei, Palestrina impiega i primi 2 segmenti tematici dell'inno Eterna Christi Munera per i testi comuni, Agnus Dei e Qui tollis peccata mundi, scegliendo invece di utilizzare gli ultimi 2 segmenti tematici del citato inno per costruire i 2 diversi testi conclusivi, Misere nobis e dona nobis pacem. Il ritorno del segmento tematico iniziale dell'inno alla fine dell'Agnus Dei sul testo Miserere nobis fornisce un senso di chiusura musicale sia a questo movimento che alla messa nel suo complesso. Notiamo come Palestrina, nella parte finale della sua messa, abbia raggruppato in parallelo tutte le voci, generando magistralmente un momento di grande tranquillità che ha affascinato generazioni di musicisti. Ascoltiamo dunque il Sanctus e l'Agnus Dei della Missa Eterna Christi Munera di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Oh.
Oggi è un grande giorno per noi. Abbiamo iniziato un cammino di collaborazione fra la veneranda Biblioteca Ambrosiana e il venerando Duomo, la dizione veneranda Fabbrica del Duomo, con la sua cappella musicale. Stasera questa collaborazione è coronata, perché forse più di ogni altra arte che l'Ambrosiana da una parte e il Duomo dall'altra possono produrre, la musica insieme, unendo parola e armonia, ci porta ad un livello davvero indicibile. Forse abbiamo bisogno di andare da un grande poeta come Charles Péguy per comprendere quanto una parola, per di più musicata, possa esprimere questo sublime. Péguy lo diceva a riguardo della parola, come Gesù ha preso, è stato costretto a prendere corpo, a rivestire la carne per pronunciare queste parole carnali e per farle intendere, per poterle pronunciare. Così noi, ugualmente noi, a imitazione di Gesù, così noi che siamo carne, dobbiamo approfittarne, dobbiamo nutrire, abbiamo da nutrire nel nostro cuore, con la nostra carne, col nostro sangue, col nostro cuore, le parole carnali, le parole eterne, temporalmente, carnalmente pronunciate. È a noi infermi che è stato dato, è da noi che dipende, infermi e carnali, di assicurare, è incredibile, di assicurare alle parole eterne come una seconda eternità, un'eternità terrena. Il poeta lo dice per la parola eccelsa, la parola di Dio. Ma questa musica che abbiamo ascoltato ci fa comprendere come ogni arte portata al livello del sublime è un invito proprio a trovare in essa, in questo caso la musica, ma potrebbe essere la pittura, ma potrebbe essere l'architettura, potrebbe essere la pietra come la tela, il colore come il marmo, tutto potrebbe essere appunto espressione di una eternità terrena. Non c'è che da ringraziare di questa gratuità che ci viene donata dall'alto ed è espressione umana, perché anche l'intelligenza e l'arte, la tecne, è frutto di questa originaria gratuità che il Creatore ci ha dato. E allora permettete di, in questo giorno in cui abbiamo iniziato una collaborazione per fare in modo che ciò che siamo non rimanga tra le nostre mura, ma sia espressione di una condivisione di un dono grande che non ci appartiene, ma che possiamo insieme consolidare e soprattutto
rendere ancora più grande, se la nostra capacità sarà quella di esprimere, come la musica l'ha detto, questo sublime. E allora io vorrei dire grazie anzitutto alla nostra cappella musicale e al suo direttore, Monsignor Massimo Palombella, per questa esperienza che ci avete donato, perché è, penso, il sigillo più bello della giornata che abbiamo vissuto, nel comprendere come la storia della veneranda biblioteca e del venerando Duomo possano essere un primo passo per offrire a Milano la coscienza della grandezza di un dono condiviso. E poi permettete di allargare lo sguardo. Ringrazio coloro che hanno lavorato per questo connubio che è solo ai primi passi, ma che già promette molto. Vale a dire, da una parte, il dottor Fulvio Pravadelli, direttore della Veneranda Fabbrica, e dall'altra parte il dottor Grimaldi, che è il segretario, appunto, di questa biblioteca ambrosiana di cui stiamo parlando. Hanno lavorato perché questa collaborazione, questa connessione di potenzialità sia resa possibile. E poi due presidenti, da una parte il presidente Confalonieri, che quando poi si tratta di musica è sempre all'avanguardia nella disponibilità per spingere oltre tutte le nostre iniziative, e dall'altra parte il professor Ornaghi, che è presidente della congregazione dei conservatori, cioè del consiglio di amministrazione della Veneranda Fabbrica. Ma poi, accanto alle istituzioni che permetteranno questo cammino, io voglio dire, essendo solo all'inizio, abbiamo voluto che fossero qui presenti anche coloro che potranno, dal punto di vista musicale, connettere in una rete veramente umana e profonda le ricchezze che Milano ha. Abbiamo sentito la cappella musicale, una musica dal gregoriano, dall'ambrosiano, sino alla polifonia rinascimentale. Abbiamo tra noi il maestro Ruben Giais, che è direttore artistico della Sinfonica e ha una sezione proprio, la barocca, dedicata alla musica barocca. E poi abbiamo con noi niente meno che il direttore Riccardo Sciai della nostra istituzione musicale più alta, la Scala, per continuare questo tragitto musicale che dall'antico gregoriano porta sino ai nostri giorni, alla contemporaneità. Nell'ultimo concerto a cui ho anch'io preso parte domenica scorsa vi era un brano di contemporaneo presente sul palco a ricevere gli applausi, insieme a una musica di Schumann, una musica di César Franck. Ecco, quello che noi abbiamo iniziato oggi con l'Ambrosiana continuerà. Già all'orizzonte si vede nascere una collaborazione particolare tra la Sinfonica e la nostra cappella musicale. Diventerà una fondazione culturale che due realtà culturali vogliono proprio per rendere sempre più palpabile quanto vero sia il fatto che camminare insieme rende possibili ciò che noi non riusciamo a fare da soli.
E noi già ringraziamo per il tentativo che stiamo costruendo perché queste due entità istituiscano una fondazione che coinvolgerà e farà in modo che la nostra cappella, soprattutto i titolari di questa musica, gli adulti che vivono di musica, possano vivere accanto a una istituzione e dentro un'istituzione con il loro carisma. E poi anche la scuola, pensate quale futuro potrà avere una nostra scuola che è già rodata da tempo, dal 1957 in poi, è già rodata per esprimere una formazione non solo culturale necessaria, anzi ampliata, ma anche una formazione musicale sin dalla primaria. E visto che noi abbiamo voci maschili e dall'altra parte la Verdi, la Sinfonica hanno soprattutto per quanto riguarda i ragazzi voci bianche femminili, faremo anche un connubio scolastico, chissà mai, proprio per rendere la scuola ancora più bella, più grande, più completa anche nella formazione umana, lasciando ovviamente la caratteristica dei piccoli cantori con voci bianche maschili che è ineguagliabile. Non faccio il maschilista, faccio in questo momento solo un'affermazione estetica della voce maschile dei bambini e dall'altra parte una voce femminile delle ragazze che può essere usata per altre parti, per altre musiche, ma questo è solo l'inizio, come è stato iniziale l'incontro di oggi tra l'Ambrosiana e il Duomo. E ricordo anche tutti coloro che sono qui con noi e che hanno già in parte collaborato e ancora di più collaboreranno per fare in modo che la condivisione diventi il sigillo di tutto il tesoro artistico che noi offriamo alla città di Milano, sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto veramente spirituale, di edificare l'humus, di edificare l'ethos che sta sotto il nostro lavoro, il nostro impegno civile e lavorativo che la città offre, una cultura che ispiri sempre di più una identità di Milano grande, ma nel profondo, non in apparenza. Alla fine vorrei ringraziare tutti, ma permettete, tra tutti coloro che sono presenti, grandi amici e collaboratori, permettete che ricordi coloro che hanno permesso già al maestro Palombella di avere una possibilità di far conoscere al mondo intero questa musica della tradizione ecclesiale. Sto parlando delle maestranze e delle direzioni italiane della Deutsche Grammophon. Sono ben 8 i CD che sono stati prodotti per far conoscere e far apprezzare questa storia della musica. E noi continueremo in questa tradizione, continueremo ancora col solo principio non tanto della visibilità, ma veramente della convinzione che le cose vere e importanti sono sempre quelle sommerse, come le fondamenta, come il cuore di una persona, come soprattutto il suo spirito. Ci auguriamo che sia così per la nostra storia comune. Grazie a voi. Credo che sia doveroso un bis.
e vi eseguiremo un curioso piccolo mottetto di un compositore non molto conosciuto, che vive tra la metà del 600 e del 700, dal 1657 al 1743, si chiama Giuseppe Ottavio Pitoni, che fu un esponente di quella che è comunemente chiamata la seconda scuola romana, cioè quella scuola che si rifà a Palestrina, e questo maestro Pitoni fu come Palestrina maestro della Cappella Giulia dal 1719 fino alla sua morte. E questa scuola, seconda scuola romana, e poi ha continuato, ha dei pregi ma anche dei grandi limiti, perché guardavano a Palestrina come un grandissimo modello e continuavano a scrivere nello stile di Palestrina, convinti di essere nello stile, senza rendersi conto che scrivevano nello stile di Palestrina, tenendo conto di tutta l'estetica musicale che andava avanti. Per cui noi ci ritroviamo, emblematico da questo punto di vista è la famosa Ave Maria di Da Vittoria, che non è di Da Vittoria, che è stata scritta in uno stile del tempo, ma chiaramente non è di Da Vittoria. Questo mottettino, Laudate Dominum, è attribuito a Pitoni, perché persino nei manoscritti presenti nel fondo della Cappella Giulia è indicato attribuito. I copisti hanno scritto, ma hanno indicato attribuito. La versione che eseguiamo è tratta dalla prima pubblicazione di questo mottetto, che è avvenuta soltanto nel 1854, nel secondo volume della Musica Divina, curato da Karl Prosk. Io credo che per un'interpretazione corretta di questa musica bisogna entrare nell'intenzione dei compositori del tempo, per cui loro scrivevano rifacendosi alla musica antica, anche se ormai scrivevano in notazione moderna, e quindi rifacendosi all'intenzione occorre, credo, rispettare quelle che erano le caratteristiche della musica antica, quindi il rapporto tra prolazioni. Questo mottetto è molto eseguito nel nord Europa, ma è eseguito come se fosse musica fondamentalmente barocca o addirittura più avanti. Sono convinto che l'intenzione del compositore era quella in qualche modo di emulare la musica antica, e così noi lo eseguiremo. E vi accorgerete come il rapporto tra proporzioni nel mottetto dà un fascino a questo mottetto che perderebbe se lo si eseguisse come se fosse musica moderna. Buon ascolto.